credere che vuole. Ovvero è il miglior metodo per apprendere. Noi per risolvere abbiamo trovato una soluzione per il miglior metodo per apprendere. Ovvero abbiamo pensato di ideare una pagina web per ragazzi che frequentano scuole di primo e di secondo livello. E queste mappe appunto aiutano i ragazzi a seguire un filo logico nel studiare gli argomenti e appunto abbiamo creato due modelli per il funzionamento di questa pagina web. E la prima è la visualizzazione della mappa, ovvero che appunto si entra in questa pagina, si seleziona il grado di scuola frequentato e dopodiché si avrà una visualizzazione della mappa secondo gli argomenti che si possono selezionare. Qualcuno che non sa cos'è la mappa, ecco, cosa che mappa sta parlando? Della mappa della città o delle mappe associative, concettuali? Mappe concettuali, appunto. Sta parlando di metodo di innovazione. L'innovazione sul metodo è una cosa che. Volevi aggiungere? Una cosa che si fa per studiare, sì. Per fare mappe. Sì, è un'idea sia per i ragazzi che frequentano la scuola per capire meglio l'argomento, ma anche per persone che non frequentano la scuola, adulti che vogliono approfondire l'argomento o anche per curiosità. A queste mappe? A queste mappe saranno allegati dei testi che possono spiegare meglio le mappe e anche dei video che contengono i concetti principali delle mappe. Quindi sono create gli studenti stessi, quindi uno spazio di condivisione tra pari, come si dice la peer education, che va tanto di moda, ma insomma in realtà io ho capito dallo spunto del tavolo dirigente. In effetti non ci avevamo pensato, è la prima volta che in tutto il mondo dei giovani dicono la loro su un argomento che è proprio il loro core business, proprio lo studio, no? Si può simpaticamente ricordare la buona scuola del governo con tutta la consultazione della base, no? Per gli utenti, per sapere come poter migliorare. Però in effetti a livello mondiale, invece i giovani che dicono il loro parere sul loro lavoro in questo momento nella scuola è una cosa molto molto interessante. In questo tema, scusate, i Lego cosa c'entrano? Che altre volte erano legate a cose della sicurezza e così via, c'era una. Sì, allora diciamo che la manifestazione è bandita a livello mondiale, internazionale. Una fondazione americana che si chiama FIRST per la promozione delle materie scientifiche idea ogni anno un tema, uguale in tutto il mondo. Questa fondazione ha scelto Lego come partner perché associando uno strumento come di questo tipo si abbattono le differenze di età tra i ragazzi. Infatti a questa competizione concorrono bambini dai 9 ai 16 anni, proprio perché lo strumento usato è uno strumento che non ha vincoli particolari, è trasversale all'età. E quindi questo tema vale tutto il mondo, i ragazzi sono chiamati su 4 prove. Un progetto scientifico che ha descritto la studentessa, una gara di robotica che è questa, dove ogni missione è la simulazione di qualcosa che è legato all'apprendimento. Per esempio in questo punto qui si vede questo oggetto con questi pesi che devono essere appesi e questo, se non erro, ditemelo voi, ma è un po' la metafora della mente umana, cioè più conoscenza metto e più la mente si eleva, no? E quindi ognuno di questi elementi è una metafora dell'apprendimento, del sistema di apprendimento. E quindi la gara robotica è un aspetto, il progetto scientifico è un altro aspetto, la spiegazione tecnica di come hanno fatto il robot e di come hanno fatto la programmazione, perché non è telecomandato ma è programmato, si muove autonomamente, se avete visto, sia con azioni sul piano ma anche con i sensori. In questo caso hanno messo un sensore qui di luce che rileva il colore verde per cercare di seguire quella linea, avvicinarsi a una missione successiva, a un modello successivo. E poi un valore veramente importante di questo tipo di concorso è che vengono valutati anche per una cosa un po' americana, ma devo dire che è veramente fondamentale, si chiama core value,
il valore aggiunto, cioè le dinamiche di gruppo. Loro arriveranno lì davanti alla giuria e la giuria li valuta durante tutta la giornata, li osserva, li vede lavorare proprio come gruppo, quindi l'integrazione fra loro, l'integrazione con gli altri gruppi, con gli altri ragazzi che arrivano un po' da altri paesi, da altre città, insomma d'Italia, e questo diciamo è un aspetto che simula un po' di più l'inserimento nel mondo del lavoro. Certo, è un aspetto essenziale, viene sempre più valorizzato questa capacità di lavorare in gruppo e di avere una dimensione inclusiva, quindi tutti i soggetti presenti nel gruppo devono essere attivi, devono avere un ruolo specifico e portare avanti in sinergia per il bene, per raggiungere l'obiettivo comune di tutta la squadra. È molto importante, cioè, diciamo, fa risaltare molto la finalità educativa. E se posso aggiungere una cosa, visto che ho avuto il piacere di poter vedere tutte l'iniziativa che si svolge, anche sabato all'auditorio, è bello vedere che anche c'è proprio un lavoro non soltanto di squadra, ma di squadra classe, perché poi è bello vedere che anche i gruppi che vengono da fuori, nonostante in gara ci stiano 10 ragazzi di una classe, poi viene il tifo, insomma, a fare c'è il tifo, e quindi insomma evidentemente intorno a questo tavolo si riesce a concentrare insomma gli interessi, anche la capacità di reazione, difficilmente se non c'è un obiettivo poi si riesce chiaro, insomma, insomma. Diciamo una cosa anche del progetto Sì, assolutamente. Quest'anno l'evento è inserito anche all'interno di un progetto europeo, Erasmus Plus, per diciamo, il miglioramento dell'attrattività dei percorsi di educazione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica presso i giovani. A livello europeo si ritiene che, soprattutto nei paesi dell'Europa meridionale, il numero degli studenti che abbracciano carriere di tipo tecnologico, scientifico, matematico dovrebbe essere maggiore. Questo da una parte favorirebbe la crescita del tessuto economico e sociale, dall'altra consentirebbe ai giovani di impiegarsi in maniera più rapida e in carriere con livelli di retribuzione più alta. In particolare si osserva che questo tipo di percorsi vengono scelti in misura troppo bassa dalle ragazze, e quindi una delle ragioni, una delle finalità, uno degli obiettivi di questo progetto è far sì che si abbia un equilibrio di genere, quindi il genere femminile rispetto al genere maschile, nella scelta di questi tipi di percorsi. E l'istituto fa parte di un partenariato internazionale guidato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze, che comprende altri istituti di ricerca, istituti scolastici, tra poi tutta l'Europa, dall'Estonia, dal Portogallo, l'Austria, la Turchia e alcuni partner in Italia, nella zona di Pistoia e nella zona di Firenze. Lo strumento che la Commissione ha valutato essere interessante per poter approvare questo progetto, che appunto è stato scelto per migliorare l'attrattività delle discipline scientifiche, tecnologiche e matematiche, è stato proprio quello della robotica educativa. Quindi impiegare la robotica educativa al fine di migliorare l'accessibilità ai percorsi di formazione di tipo scientifico, tecnologico e matematico delle ragazze, quindi poter arrivare a un equilibrio di genere all'interno. Per la Camera di Commercio è il terzo anno, quindi che abbiamo il piacere di partecipare a questa iniziativa che proprio 3 anni fa il professor Bernardi, il professor Nicolai vennero a presentarmi, e rispetto alla quale la Camera di Commercio rimase subito convinta. È un'iniziativa che nel tempo a Pistoia, ma poi in tutto il mondo, sicuramente ha avuto successo crescente, e credo che sia un'occasione molto buona per dare visibilità, diciamo, a una parte del nostro ambiente scolastico, l'Istituto Fedi Fermi, ormai il nostro dice,
insomma, in questo ambito è veramente una eccellenza del nostro territorio, non solo in questo ambito, ma insomma in questo ambito in particolare. Ed ecco, con un'attività giocosa, vorrei dire, no? Perché poi alla fine il Lego, insomma, si riesce a coniugare, insomma, il gioco ma anche con l'apprendimento di alta qualità, perché insomma siamo in un ambito sicuramente che l'avvenire è presente, ma insomma è presente ma è anche l'avvenire. Ecco, quindi che siamo ancora sicuramente convinti che questa sia un'attività importante, la sosterremo nei limiti naturalmente delle nostre forze, però l'intenzione è quella comunque di continuare a sostenerla. E faccio un grande in bocca al lupo però ai grandi protagonisti di tutto questo, che sono i ragazzi, gli studenti, alla fine, ma tutto questo si può realizzare grazie a loro, naturalmente con la collaborazione, la sovrintendenza dei professori, ma insomma i veri protagonisti sono questi giovanissimi studenti che insomma imparano divertendosi, spero che sia così. Quindi avanti ragazzi, perché insomma, questa è una cosa buona che sicuramente fa bene a tutti. Io per le cronache avevo presentato reciprocamente, sì.